Ehi, la ciurma! Io sono Mazze Test e sono qui in compagnia di... Marco 88. Siamo qui su Untarned 3.0, ma su una mappa particolare, non sulla Dev Test né Dev Test 2. Ma siamo qui su Smiley Land, di cui potete vedere la mappa qua appunto, che vi sto facendo vedere sullo schermo. È una mappa che si può scaricare dal sito di mod per Untarned. Ce ne sono un sacco di carine. Questa qua è molto grande ed è anche molto carina. E niente, quindi l'abbiamo già provata venerdì sera con Marco e ci è piaciuta un sacco. Allora abbiamo deciso di fare un episodio anche qua. Siamo in una città, annuncio subito che è salva, nel senso che non spawnano zombie in questa città. E abbiamo deciso di partire da qua perché così almeno possiamo trovare dei vestiti per fare dei sacchi a pelo e fare uno spawn se per caso moriamo e non perdere Però tempo. Dimmi tutto, Marco. spieghiamo come siamo arrivati in questa città. Vuoi che lo Vai, spieghi io spiega. o lo spieghi tu? In Spiega, pratica spiega. abbiamo provato, cos'era, Venerdì domenica a sera. fare un live su... No, Era venerdì quella sera. era su... Ah sì, vero. Venerdì sera, in effetti, su Twitch. Solo che la mia connessione non permette di fare live decenti su Twitch, quindi abbiamo perso quel salvataggio, almeno io l'ho perso. Lui ha deciso di eliminarlo e riniziare da capo, anche perché avreste avuto solo la sua visuale. Quindi abbiamo deciso di eliminare tutto l'inventario e tutto e riniziare da zero da qua. Esatto. In pratica, ho trovato dei pantaloni. Vediamo se posso scraftarli qua. Cos'è che volevo dire? No, non posso scraftarli. I pantaloni non si scraftano, non so perché. No. Però questa cosa che ho trovato ti renderà felice. Cos'hai trovato? Il metallo, possiamo fare la Ah, lo porta? scrap metal. Vabbè, quello ci pensiamo poi. Avevamo anche fatto una casa nel frattempo, raga. So che abbiamo deciso di cancellare tutto perché Marco non era riuscito a salvare l'episodio. Io avevo registrato qualcosa, ho trovato una maglia. Solo che ho detto, vabbè, visto che tu lo devi comunque riregistrare, è meglio nel senso che lo registriamo insieme, così ne facciamo uno e boh. C'è bisogno di 9 pezzi di lana, sì, di stoffa. Io ne ho solo 4 per ora. Per un sacco a pelo, ci facciamo il sacco a pelo rapido, rapido. Così poi dopo possiamo settare lo spawn e se moriamo non dobbiamo cercarci per una mappa enorme. Cioè, perché sta mappa è davvero grande, quindi o hai la macchina e riesci a girare, però devi anche continuare a fare benzina, altrimenti ci metti una vita. È più grande comunque di quella che era base su Antarned 2.0. No, Marco, tu che dici? Secondo me è il giusto compromesso. Se lo ricordi bene, abbiamo provato anche una mappa ancora più grande, ma si laggava. Quindi, Sì, è vero, secondo me, ho è provato una giusto. mappa che era davvero bellissima. Cioè, credo che sia quella con più valutazioni positive sul sito là delle mod di Untarned. Solo che è davvero pesante, ma pesante a bestia. Tanto che io comunque ho un computer discreto, vabbè, non ho un i7 e balle varie, però ho una scheda grafica Nvidia dedicata, un i3 e un computer comunque dell'anno scorso ma no, neanche dell'anno scorso, neanche avrà mezz'anno questo computer qua e andavo tipo a massimo 10 FPS, non di più. Tra l'altro, quest'oggi sono anche... Sì, quest'oggi. Sono particolarmente felice per un evento che è successo oggi. Un culo mostruoso. Te l'ho raccontato anche prima. Finalmente ho ricevuto una key di quel maledetto gioco. Beh, maledetto, Di scusa, non l'hai Eroso... neanche provato. Anzi, hai Sì, vinto ma una key e sei c'ho... contento? Perché gli dici maledetto? Sì. Perché mi ha fatto aspettare troppo tempo. Cazzo, io sono praticamente... Posso considerarmi uno dei, come posso dire, maggiori finanziatori della Blizzard, perché caspita, il mio account di World of Warcraft ha quasi tutte le mount quelle a pagamento, quindi cazzo, pensavo di avere un po' più di diritto di quelli che non hanno mai regalato niente alla Blizzard come soldi. Beh, regalato, hanno comprato niente di servizi loro. Comunque, caspita, l'ho vinto tramite un altro sito che è Battlecraft, e credo che dopo, se riesco, registrerò al posto di... come si chiama? O al posto di Cube World o qualcos'altro. Comunque deve uscire la prima puntata perché, caspita, sono emozionatissimo.
Sì, Si infatti, vede prima me ne molto stava parlando ed era l'emozione. tutto stracontento del fatto di aver vinto la key. Si vede. Si vede proprio l'emozione quando parlo, eh. Vabbè. Che tra l'altro io Tanto vorrei capire sto. perché i sacchi a pelo sono sotto barricate. Io ce l'ho abbastanza stoffa, tu ne hai trovata abbastanza? A Ho me ne trovato del avanza anche cibo. una, eh? Ho trovato del cibo, non della stoffa. Che scatole. Tu, che Niente scatola. stoffa, io ho Che trovato già cos'è? 10 pezzi di stoffa. Il mio sacco a pelo posso già Sì. farlo. Però Io ne sto mancano ancora cercando, ma 8 caspita. allora se dobbiamo farlo per te, eh? Magari sto guardando le tue stesse case. Sì, ciao! Ecco perché non trovavo niente. Ma Stavi che furbo, sono depredando tu. sempre io che vado a sinistra, scusa. Vai sul lato Ah no, io ero a destro. destra. Io Anche ero sul venerdì, lato anche destro. venerdì sera mi continuavi a fare le stesse cose che avevo già fatto io. Dici, no, non trovo nulla, non trovo nulla. Sei sicuro che ci Ma sono anche degli nel lato oggetti in destro ste non c'era case? niente. Non c'era niente nel lato destro, nemmeno lì. Sì, anche Vuol dire venerdì che hai sera sono culo stato molto perché. più fortunato io a trovare cose. Ho trovato anche un sacco a pelo. Che comunque c'è, porca miseria. Adesso l'hanno semplificata la procedura per trovare il sacco a pelo. E quindi ne sono molto contento di ciò. Però. Tu sei già passato dalla pizza? Ok, No, ti ho visto. Io prendo passo sulla casa. la bibita energetica. Che sono già al 23% di sete. Io passo su questa grande casa marrone. Ok, le case verdi l'hai fatte? No, guarda pure. Cioè, non mi ricordo. Ma Aspetta. sì, ti ho visto prima che passavi da quel lato, porca miseria. Sono tutte verdi, tutte uguali. Là sono quelle gialle, qua ci sono quelle verdi. Sì, ma non ricordo se le ho passate tutte. Mi sembra di no, ne avrò saltata una. Qua non c'è niente, ma entro io non c'è mai un cacchio. Allora, io passo da sto lato qua, guardo se post c'è qualcosa. L'altra è pure No, notte. c'è un Kaiser di niente. Comunque, cosa che volevo dire? Potevi dire alla Blizzard: ehi, sono un famosissimo YouTuber, datemi tutte le key che avete. O Gliel'ho no? chiesto però. Sì, infatti. Gliel'ho chiesto però di sicuro praticamente mi hanno detto ciccia. No, dai, mi hanno detto sei così famoso che è un insulto regalarti solo una key. So che c'è un altro tuo amico famosissimo che vuole quel gioco, allora te ne regalo due. Ah, e allora ne hanno regalato una anche a me. Ma non lo sapevo, Sì, Marco, ma che ma gentile. pensa che bello. Ma è perché io non mi Pensa che osavo, bello, non dico c'è. No. ok, sono uno youtuber così famosissimo, però non è che vado a chiedere, cioè nel senso se vogliono me lo regalano loro, poi non è che. Posso Sì, scraftare uno zaino? sei il famoserrimo. Sì, Dai, posso si scraftare può lo dire zaino. famoserrimo. Sì, Oltre a infatti, quello, sai cosa c'è? infatti. Sai che oltre a quello, sai cosa ci hanno regalato? Dato che siamo talmente famosi, proprio 1000 euro. famosissimi. 1.000 euro e ci hanno regalato anche il kit del fondatore. Cos'è E un oltre kit ci del hanno fatto proprio. fondatore? Praticamente il kit del fondatore è. Se non hai la key, ti regalano. Cioè la key più tre supereroi, insomma, Aspetta, tre scusa un attimo, di che personaggi. colore lo vuoi il sacco a pelo? Rosso c'è. Sì, c'è. Nero, azzurro, verde, arancione, viola, rosso, bianco, giallo. Sì, ma te l'ho già detto, voglio rosso. Ok. Preferisco rosso. Oh, ma ciao! Ciao, aspetta che te lo do subito. Vai, prendi. Esatto, Andiamo a posizionare il saccapelo. Oh, ma andiamo a dato che è una posizionare il casa sacco sa. a pelo. Eh? Andiamo. Mettiamolo dove era l'altra volta, che dici? Così andiamo anche a prendere la macchina. Che c'era una Tu macchina per là. caso hai trovato qualcosa tipo tannica di benzina, no? No. Perché io ho cercato quella e non c'era. No, non ho cercato quello. Ho trovato un martello e due coltelli. Ma Un anche solo un coltello. coso da bere. Vediamo se qua c'è qualcosa da mangiare più che altro. L'ho già controllato qua. Sì, però ho Ah, trovato una scatoletta di tonno. Una scatoletta l'ho trovata. Oh no, ce n'è hai un'altra perso qua. una barretta energetica?
Va bene, mangiala tu. Qua non c'è nient'altro, no. Ho controllato bene. Dai, allora andiamo là, Ovviamente mettiamo i sono sacchiappelli e andato. andiamo a farci un giro in mezzo agli zombie. Tra l'altro con gli zombie quelli mega enormi è sempre un casino, moriamo tipo infinite volte contro di quelli. Ma perché è un casino? Ti fanno anche Già. le ferite da sanguinamento. Già. Che c'è la goccina di sangue e inizi a Sono perdere vita a bestie proprio. Hai controllato qua nel un meccanico se dito. c'è un tanico, è vero? Sì, ma non c'è niente. Non c'è È vuoto niente. il meccanico. È vuoto? Avrà un po' di benzina magari con la macchina. Dove sei? Stavo ricontrollando bene il meccanico. Ah, Allora, il ok, mettiamo quello sul saccapelo. capello, quasi quasi, così. No, no, lontano, lontano da questa zona. Perché se vuoi fare benzina, vabbè, perché puoi metterla davanti al benzinaio, però. Allora mettiamo qua in mezzo all'erba, da campeggiatori. Ok, vai. Oh, metto prima io, è uguale. Ok, lo Ok. claimo, prima di dimenticarmene. Aspetta. Ecco, mettilo da quel lato che così non mi metti i piedi in faccia quando dormi. Sto cercando di allinearlo perfettamente. Ecco. No, non è allineato perfetto, vabbè. Claimed, non Eccolo. claim. Ok, perfetto. Allora vediamo se abbiamo un po' di benzina giusto per arrivare da qualche parte. Mangio giusto qualcosina, tipo questo. Intanto devo guardare dove andare. Zoom. 33% mi ha tolto Sai una barretta di energia. dove andrei? Allora. Possiamo Dove vuoi far andare? così, andare alla fattoria qua vicino oppure andare nella città. Aspetta, eh. Ah, Emre Farm, Fattoria? dici? Di Però scusa, c'è un Jackson solito. Mechanics. Secondo me ci conviene andare da Jackson Mechanics, perché avranno delle tecniche di benzina, là, probabilmente. Ok, andiamo allora lì. Quindi Dai, facciamo il sali ponte e che. poi giriamo a sinistra. E Ok, poi vai. non so là da che parte sia, se a destra o a sinistra, poi a quella Oh, bigliottina. Vedremo, mi spero. lasci un coltello? Lasciami un Ah, sì, coltello, per scusa. favore. E così almeno siamo armati Inventario. in Tra due. l'altro abbiamo scoperto che gli alberi si possono tirare giù anche con. Oh, ho anche una mazza da baseball e un martello, se vuoi. Preferisci un martello? No, va bene il coltello. Ok. Ok, abbiamo 15% di benzina, Ce vediamo la se. facciamo. Sì, dovremmo ben Accendi i farcela. Bravo. fari. Accendi i fari, ecco. Se no è come in Euro Truck Simulator, ci fanno poi la multa e. Ah! Già. Cioè, che là Euro Truck Simulator ti sgamano ovunque. Invece, per la velocità, devi passare Adesso. davanti all'autovelox. Cioè, per i fari, non devi Guidi con passare. prudenza. Ok, Ci mi manca il tengo al lato navigatore qua. destro. No, in che stato siamo? Devo guidare a destra o a sinistra? Siamo nello stato, fa come caspita vuoi, tanto non c'è nessuno. Vero. Ah no, sta strada è quella che fa schifissimo. Ti ricordi che schifo che fa sta strada? Ci sono strade peggiori. Sì, è vero, ma. Ah, eccolo qua il meccanico. Ti ricordi la strada da vomito? Qual era? Quella super mega ripida e tipo gobbuta. Non è uno gigante questo, vero? Sì. Facciamo Sì, è uno gigante! come l'altra volta. Tu vai a prendere le taniche e io lo distraggo. Aspetta! Aspetta, aspetta! No, c'ho. Vai indietro, colpiscilo, colpiscilo! Oddio, E non mi ha riesco, il più dato veloce. sanguinamento. Aia. Sanguinamento ovunque! Anch'io, vai a prendere. Guarda se trovi delle taniche. Non Oh colpirlo, lo merda! distraggo io, che ci fa se ci secca tutti e due. Vattene. Mi ha morto! Sì. Io scappo, vedo se riesco a resistere al sanguinamento, ma dubito. 13, 12, 11, 10, Ho fatto la 9, cacchiata. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sono Ho morto. fatto la cacchia. Hai Ho fatto fatto la respawn e non hai cacchiata. fatto home. Ma Già. porca miseria, Marco, tutte le volte! Ma dai, non è Non possibile! importa, sono spawnato
Un po' lontano, ma non importa, tanto ho la macchina. Ma abbiamo fatto tutta questa cosa dei sacchi appena apposta! Da. Oddio! Ragazzi, Non ti preoccupare, adesso ragazzi, dovete arriverò mettere un presto. non mi piace sul video di Marco 88 per vendetta. No, Wow. scherzo. A parte che avresti Miliardi di non mi visibilità, quindi piace. non è. Riceveresti tipo 2 milioni di non mi piace. Che dite, ragazzi, ci arriviamo a 2 milioni di mi piace su questo video? Un attimo. LOL. Per fortuna che ragazzi mi sono messo a correre via, ma non solo per scappare dallo zombie enorme, mega enorme, ma anche per il fatto che... Che poi perché troviamo sempre degli zombie mega enormi davanti ai benzinai? Non lo so, anche lo scorso video... Boh. Perché così almeno posso Ok, recuperare la mia sono. roba senza dover andare addosso a quello zombie mega enorme, perché senza equipaggiamento non puoi farcela. Io sono ricrepato. Perché mi hanno chiamato e sono dovuto correre. Fantastico. Ho dimenticato qualcuno fuori casa e non l'ha presa bene. Hai dimenticato qualcuno fuori casa? Oddio. Comunque stavo dicendo che io sono scappato lontano dallo zombie mega enorme, così almeno l'equipaggiamento riesco a prenderlo senza troppi problemi. Non Non dovrebbe solo lo avermi zombie inseguito fino a enorme quel punto. mette. Ma Kaiser mi ha tolto Guarda 18% di vita che. con un colpo solo. Eh? Non solo lo zombie enorme mette sanguinamento, sai. Ma lo zombie enorme credo a ogni Anche. colpo. Sì, lo so che anche gli altri zombie ogni tanto danno... Che Sullo schifo. sanguinamento. No, ma da che lato sono scappato? Non sono scappato dal lato giusto qua. Credo di essere Tra l'altro, scappato di non so qua. quanto Sono dura. scappato di là. No, non mi hai Quanto visto, vero? dura il Non mi hai visto. sanguinamento? Non lo so, ma un sacco, io Quanto avevo il dura il sangue? 16% di vita e me l'ha fatto fuori tutto. Quanto dura il Ah, ok, sono morto qua. sanguinamento? Quanto dura il sanguinamento? È un sacco. E io allora morirò perché ho il 20% di vita? Allora, prendiamo la mazza e vediamo se riesco a passare oltre lo zombie senza farmi notare. Ma che poi Marco, scusa un attimo, potevi andare a prendere la roba dentro, facevamo come l'altra volta, invece no. Tu ti metti a coltellarlo e lui ti uccide. Non mi hai visto, vero, zombie mega enorme? Tra l'altro si è fermato davanti alla nostra macchina. Ok, sto passando da dietro, non c'è una porta Ah, un sul attimo vetro, solo. porca miseria. Ma se io faccio. Se io mi suicido, potrei rispawnare a casa, no? Sbaglio? Ah, forse sì, non lo so. Perché sono tipo lontanissimo. Ci metto un'eternità a tornare. Marco, non c'era neanche la tanica di benzina, vaffanbrodo. Adesso come vado L'ho come faccio ad trovata. Io arrivare a... Alla macchina senza farmi sgamare. Dov'è? quanto odio gli zombie. Devo saltare sulla macchina al volo. Teniamoci lo sprint qua. Che poi il casino è che quando sei troppo lontano non te lo fa neanche vedere, non te lo carica proprio il gioco. E quindi sembra che non ci sia più. Allora, io arrivo da dietro alla macchina, così non mi vede. Che dite, ragazzi? C'è missione stra in stealth mode. Marco, sono già 20 minuti che registriamo. Concludiamo qua, va. Ciao.
Ma no, aspetta che prendo la macchina, almeno ti vengo a trovare. Dove sei tu? Sono troppo lontano. Non puoi Fai morire 25 solo nella casa? minuti. Meglio di no, perché così porto via alcune cose, tipo la tanica. Ah, ok, dove sei? Sono in macchina, sto venendo da te, in qualsiasi punto tu sia. Te lo dico prima, però devo Non ho cercare. recuperato la tua roba, però, avevi qualcosa di importante? Ah, il coltellino, sì. Ah, vabbè, ma io ho un martello e ho una mazza da baseball, oltre a un altro coltellino. Ecco, questa è... No, questa è una strada da vomito veramente. C'è un meccanico di là, sì. C'è un meccanico adesso... Oddio, poi adesso ci ribaltiamo. Marco, dopo devi vederti il mio video dove c'è sta strada, ma non è legale una strada del genere. Parcheggiamo qua, va? Che almeno se c'è uno stupido zombie Quando... enorme, posso scappare. Caffè. Noi vogliamo andare dal meccanico perché non ho un Kaiser di benzina. 5% forse, non so. Io cerco di raggiungere casa, però E la non vedo c'è dura. niente. Non c'è niente. Tra l'altro, i Raggibelli non hanno ancora implementato le ceste nella versione 3.0, quindi è un po' un casino. Non puoi tenerti della roba per quando muori, insomma. O tenerti della roba da parte. Vediamo al Esce. caffè se c'è qualcosa almeno. Beh, c'è un succo di frutta che può servire sempre. Carne in scatola. Succo di frutta. Stai andando, Marco? Stai andando a casa, hai detto? Sto cercando. Se vuoi posso provare ad andare a casa. Anche se non credo di avere abbastanza benzina. Se no Io provo sto cercando di... Ok, ad andare al villaggio là. Proviamo ad andare di là. Ho il 2% di benzina, non arrivo neanche al villaggio. Era un estintore. Ho scambiato un estintore per una tanica di benzina. Ho anche i miraggi adesso. Uno, forse là c'è una macchina. Non fermiamoci. Andiamo fin tanto che la benzina ci porta. 0%, dai, dai, dai. Vabbè, siamo arrivati alla farmacia. Là c'era una macchina. Mi è sembrato di vedere tipo in mezzo al prato. Però non so se funziona, se ha... C'ho Medikit, che non fa mai male. Chemicals. Uno zombie. Piccolo. Ok. Sto sudando mille camicie, tipo. Quella è una macchina, ma è ribaltata, al contrario. La macchina della polizia, tra l'altro, avrei bisogno del crick, ma... Ma vaffanbrodo! Corri via di qua, corri via di qua! Marco, fortuna che mi sono fermato in tempo. Mi è spawnato uno zombie ulcoso in faccia mentre stavo per entrare dalla polizia. E quindi devo tornare indietro. Sì, c'è una macchina. Ah no, è ribaltata. Vuoi vedere che è ribaltata? Però c'è della roba. Ah, sempre delle medicine. Ma non me ne faccio niente delle medicine. Succo di frutta. Pasta. Uno scatolone. No! Un L'hai silenziatore, ma non fatta? abbiamo armi da fuoco? Già. Io vado di qua, oltre la polizia, vedo se trovo qualcosa, ma... Mi
Mi basterebbe una macchina. Quella è una macchina. Quella è una macchina. Quella è una macchina. Corri, corri, salta sulla macchina e vattene, salta sulla macchina e vattene. Via, 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 via. So dove sono. Ci deve essere un benzinaio da queste parti. Dove sono? Sì, infatti, devo andare di qua e girare a sinistra. Largo! Qua mi sfasciano la macchina. Un'altra, credo fosse uno zombie, invece una panchina parcheggiata nel nulla. Ok, signor meccanico, mi stavo chiedendo se per caso avete una tanica di benzina. Non sei un meccanico Hulk, vero? No, mi sembra piccino. Uff. Qua c'è una macchina di riparazione. Concludiamo il video perché sta durando un sacco di tempo. Sì, infatti non ho trovato neanche la tanica. Se riesco ad arrivare sono a metà strada comunque. Ho trovato l'affare per riparare le macchine, quello sì, ma la fiamma ossidrica, ecco, però questa quanta benzina? 24%, andiamocene con questa. Ma come? L'avevo appena ucciso quello zombie. C'è un altro meccanico! Controllo solo questo e poi chiudiamo. Controllalo e dopo chiudiamo. Ok, ho tirato tutti gli zombie addosso. Ragazzi, aspettate un attimo. Sì! C'è la tanica! No, non mi ci sta nell'inventario. No, mi ha dato sanguinamento. Porca miseria. Se sopravvivo ho il medikit, però devo sopravvivere. Medikit, medikit. Il medikit ti medikit. Toglie anche sanguinamento. Toglie anche sanguinamento. Ma vaffan brodo! Ragazzi, rage quit. Basta, mettete un mi piace. Iscrivetevi a entrambi i canali. Per me è tutto, Marco. Io sono Marco. Quasi arrivato a casa. Anche per me, tanto che sono quasi arrivato a casa. Ciao, ragazzi. Quindi, ciao ciao. Ricordatevi, iscrivetevi ai nostri canali, commentate, mettete un bel mi piace.